Allora, adesso ho finito di stampare, anche se purtroppo questa parte qui è venuta male a cosa del supporto, vabbè, poco importante. Adesso andiamo a procedere utilizzando questi tre attrezzi, quindi una pinza con la punta sottile, un cacciavite giusto perché ci serve rimuovere alcuni pezzi di plastica e una tronchesina. Adesso quello che possiamo togliere con le mani, la togliamo con le mani. Oppure ci aiutiamo con la truppa. A questo punto, con l'uso di una grana abbastanza sottile, cominciamo a passare sopra le cicatrici. Andiamo a utilizzare un semplice stucco per allora, se vedete, se notate, sono rimaste le cicatrici. Vabbè, questo è il pezzo che si è rovinato a causa del supporto, adesso andiamo a ripararlo. Si notano bene comunque i difetti. Allora, per questa operazione dobbiamo utilizzare un tipo di pannello non troppo morbido. Questo ad esempio è molto morbido, questo è abbastanza duro, non troppo duro comunque. Quindi mettiamo questa parte e andiamo ad utilizzare il semplice stucco già pronto, che va bene sia per legno che per muro. Ok, quindi non facciamo altro che fare così, ecco qui, e andiamo ad applicarlo piano piano. E lasciamo asciugare. Qui vi consiglio di aggiungere un po' d'acqua, in questo modo, mantenendo un livello di umidità, lo stucco si conserva più a lungo. Allora, questo non si è asciugato, sono passate delle ore, con una grana molto sottile, questo mi fa il 300, andiamo a passare sopra lo stucco. Se vedete, le cicatrici sono scomparse. Ecco qua, se avete necessità di voler perfezionare, potete passare altro stucco, però per me così va bene. Ho ricostruito alla meglio quel pezzo che purtroppo si era rotto durante la stampa a causa del supporto. Ma quello che andiamo a fare per nascondere gli altri difetti è quello di utilizzare un colore bianco. Allora, se andate a vedere, ho realizzato un video come si fanno a realizzare questi
colori. Questo praticamente è un colore a base di gesso, acqua e bianco. Lo andiamo a passare su tutta la superficie con un pennello morbido e largo. Allora, a questo punto il lavoro è ultimato, ok. Vedete come è venuto? Non si vedono più i difetti. Questo è stato uno dei miei primi lavori, infatti qua purtroppo i difetti si vede perché erano i primi esperimenti che facevo. Comunque questo qua mi piace, questo personaggio, ok. Infatti a seguire tutti gli altri sono venuti perfetti, come questo qua, perché di solito li stampo sempre a testa giù, quindi il supporto viene sempre sotto. Infatti, se vedete, non ci sono segni del supporto. Molto perfetto. Mi dispiace tutto questo qua, questo era il primo mio primo esperimento.